Nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva, edizione che apriamo parlando dell'Arezzo con la preparazione degli Amaranto che prosegue in vista della partita di Solbiate Arno contro la seconda squadra del Milan. Migliorano le condizioni di Damiani che entro 2 settimane potrà tornare a lavorare a pieno regime. Il pareggio con l'Ascoli ha lasciato una strana situazione. Gli Amaranto non hanno giocato una partita brillante contro la formazione picena, dando seguito a quello messo in mostra nella seconda parte dell'incontro con il Carpi. In gruppo intanto migliorano le condizioni di Damiani, che entro 2 o 3 settimane dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime, mentre per Chierico il prospetto presenta un periodo più lungo. Sentiamo a tal proposito cosa ci ha dichiarato di essere Nello Cutolo. Puntini recuperato, Damiani gradualmente lo troveremo all'interno del gruppo perché abbiamo avuto un responser positivo dopo i 2 mesi di inattività, quindi anche lui siamo sulla buona strada e poi abbiamo Chierico e Masetti che continuano il percorso di riabilitazione. Li rivedremo nel 2025? Mi auguro di no, mi auguro di no. Quantomeno ecco Chierico lo stiamo valutando, nei prossimi giorni vediamo a che punto è e da lì capiremo il suo inserimento. Faccio un'ultima domanda, direttore. A gennaio cercherai l'occasione oppure pensi di poter movimentare qualcosa? Fermo restando che è veramente presto di parlare di mercato. Sicuramente il campionato ci dirà se c'è qualcosa da fare, in quell'occasione non ci tireremo indietro assolutamente. Quindi siamo qui per lavorare, aspettiamo e vedremo come arriviamo nella finestra di mercato. Queste dunque le parole del DS Nello Cutolo. Facciamo adesso un passo indietro andando a rivedere tutti i gol della 13ª giornata del girone B di Serie C. Il Carpi vince 4-1 contro il Pineto, 2 gol per tempo nella prima frazione di gioco. Puletto sposta gli equilibri così, poi da lì a poco Gerbi segna il gol del 2-0, primo tempo che si chiude con questo risultato. Nella ripresa la musica non cambia, Gerbi cala il tris in avvio di ripresa, poi nel finale Shakir riapre i conti solamente in parte, ma pochi secondi dopo arriva il poker di Stanzani per il 4-1 Carpi, Carpi che sale a quota 17 punti in classifica. Finisce 1-1 tra Arezzo e Ascoli, succede tutto nel secondo tempo. Bomber Corazza sposta gli equilibri, porta avanti l'Ascoli nella ripresa, 20 minuti più recupero dalla fine, però Pattarello rovina la festa così, Ascoli che pareggia ancora e che non trova la vittoria in campionato da 9 turni. Secondo pareggio nelle ultime 3 gare per il Pontedera che pareggia con il Milan Futuro 1-1, succede tutto nel primo tempo. Italeng porta in vantaggio il Pontedera, Jimenez pareggia invece per i rossoneri, un punto a testa che non sposta le cose in classifica. Pontedera che rimane a più 2 dal Milan in classifica. Campobasso vince 3-0 contro la Lucchese. Primo tempo molto divertente, Sonny D'Angelo sposta gli equilibri e porta in vantaggio il Campobasso quasi alla mezz'ora di gioco. Di Nardo nel finale su una follia di Palmisani segna il gol del 2-0 dal dischetto, lo stesso Di Nardo che nella ripresa poco dopo l'ora di gioco cala il tris chiudendo definitivamente i conti. Campobasso che vola al sesto posto del girone B. 4 gol e tanto divertimento tra Legnago Salus e Perugia. A passare in vantaggio è il Legnago che va a segno con Demirovic, gol dell'1-0, arrivato praticamente in pieno recupero di frazione. Nella ripresa però la ribalta in pochi minuti il Perugia, prima segnando il gol dell'1-1 con Montevago e poi il 2-1 con Silla, gol molto molto discusso. Nel finale di partita però il Legnago Salus trova la rete del pareggio con Martic, un punto a testa che non sposta le cose in classifica, Legnago che rimane ultimo a quota 7 punti. La capolista cade in casa della Vispesaro, finisce 1-0 a segno Okoro nella ripresa. Pescara che non riesce a agguantare il pareggio, ma che comunque rimane prima nel girone B a quota 29 punti con una partita in meno.
Finisce 1-0 anche Gubbio Rimini, con il Gubbio che torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, partita decisa nel finale da questo gol di Fossati. La Ternana vince, accorcia sul Pescara, successo per 4-1, e vittoria rimonta perché a passare in vantaggio è proprio la Spalla, segno con Carlson nel finale di primo tempo. Sempre nel primo tempo rimane 10 uomini la Spalla e allora la Ternana nel secondo tempo inizia a divertirsi, pareggia prima con Curcio, poi Donati segna il gol del vantaggio, il gol del 2-1. Nel finale spazio anche al Tris, firmato Cianci in pieno recupero, spazio anche a Ferrante, si aggiunge anche lui alla lista dei marcatori di quest'oggi. La Ternana vince la seconda gara consecutiva e si porta a 26 punti in classifica. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite per la Torres, che batte anche la Pianese. D'Ametto sposta gli equilibri così in avvio, il primo tempo che si chiude così nella ripresa. Diachite raddoppia quasi al quarto d'ora, più recupero dalla fine, e poi 3-0 di Scotto direttamente da centrocampo, gol fantastico. Torres che vola al secondo posto del girone B a quota 28 punti. L'unico match del girone B a essersi concluso 0-0 è Sestri Levante-Entella. Veniamo adesso alla gara di Coppa con la San Giovannese, che brinda al successo. A Figline arrivate buone risposte anche dalle cosiddette seconde linee. Mister, in Coppa è la seconda vittoria esterna consecutiva, avete dato spazio a tanti che non hanno giocato, mi sembra che la risposta che voleva comunque è arrivata. Sì, diciamo una nota positiva anche di quelli che hanno giocato poco, tra l'altro diversi giovani, e quindi una bella risposta. Ripeto, è una partita a cui ci tenevamo, perché le partite vanno sempre giocate per vincere, anche perché dopo... Per quanto nel campionato, dopo 2 sconfitte comunque sia in campionato di fila, era bene fare una partita perlomeno a livello prestativo. Dopo il risultato, ripeto, è sempre una conseguenza secondo me della prestazione, anche se alle volte non ha mai portato, diciamo, quello che i ragazzi hanno fatto fino adesso sul campo, perché in campionato vedi domenica le partite a livello prestativo sono state, però purtroppo abbiamo raccolto poco. Quindi è una partita che abbiamo fatto bene, soprattutto poi rimonta, perché è la prima volta che andiamo sotto e riusciamo a rimontare, e penso che la partita poi sia stata fatta bene e abbiamo meritato la vittoria. Ecco. Sì, era iniziata con lo stesso copione, cioè al primo tiro di fatto subito gol degli avversari, quale che sia stato il minuto. Sì, in effetti sì, siamo partiti bene, sinceramente i primi 5 minuti, i 10 siamo partiti un po' così, un po' addormentati così, e abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo messi, non abbiamo scalato bene dietro, però poi c'è stata la reazione, ripeto, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto con Romanelli sia nel primo che nel secondo tempo 2 occasioni quasi simili a quella di sabato e di domenica contro il Montevarchi, quindi ripeto, la prestazione è stata fatta bene, atteggiamento giusto, quindi è quello che ci deve dare la fiducia da qua nel prossimo campionato, ecco. Dopo la vittoria nel derby, il Montevarchi prepara l'impegno interno di domenica con il Follonica Gavorrano, man of the match del derby con la San Giovannese Orlandi, la rivelazione di questo inizio campionato. Con Vecchi e Zupa in forze per il match del Brilli Peri di domenica contro il Follonica Gavorrano, per 2 leggeri infortuni arrivati durante la settimana, il Monte si allena con la mente alla vittoria nel derby con la San Giovannese. Il match winner Orlandi ricorda i momenti del rigore segnato domenica scorsa e guarda avanti per un gioco che, risultati a parte, il Montevarchi deve ritrovare sul campo. Segnare sotto la propria curva nel derby al 90esimo è una gioia importante, comunque con tutto quel tifo, con tutte quelle persone che ci sostengono, è stata un'emozione bellissima. Si ritorna in campo domenica, come ci si ritorna? Perché il mister vuole ritrovare il gioco che un pochino si è perso in queste ultime domeniche. No, comunque arriveremo con l'entusiasmo comunque della vittoria del derby, noi cercheremo di mettere in campo tutte le cose che ci chiede l'allenatore con il nostro gioco, ovviamente è un gioco difficile però che porta dei benefici importanti, quindi siamo pronti a tutto. Il tuo ruolo è subito dietro l'attacco, ti sei anche sacrificato dietro, dove ti senti meglio? Dopo 11 giornate si può iniziare a capire qual
è la tua posizione in questa squadra? No, comunque quella posizione è una posizione che a me piace, vicino l'attaccante per fraseggiare, e comunque se devo fare una corsa in più per tornare indietro, ben venga. Magari in quella posizione mi trovo meglio, ma anche giocare largo dentro al campo non fa differenza. 13 punti, un terzo di salvezza già in tasca o due terzi ancora da conquistare? No, noi non pensiamo a questo, pensiamo partita dopo partita. Adesso questa domenica verrà il Gavorrano, noi pensiamo a loro e poi piano piano si tireranno le somme. Domenica 10 novembre il Rebote Padball Club di Arezzo apre le porte per un open day per scoprire questa nuova disciplina sportiva. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comitato Aretino della WISP. Rebote Padball Club di Arezzo apre le proprie porte per un open day domenica 10 novembre. Cosa è in programma per questa giornata? Sì, grazie alla WISP abbiamo promosso questo evento perché già avevamo tanti clienti che venivano dalla WISP che giocano correntemente, quindi abbiamo pensato di fare questo open day per farlo conoscere a un bacino di utenza che fondamentalmente è del calcio a 5-11 e che quindi può essere interessato, insomma, a questo nuovo sport e cercare di farglielo conoscere, insomma. Quali sono anche le fasce orarie, le coordinate di questa giornata? Sì, verrà fatto domenica dalle 10 alle 18.30, saremo noi presenti, tutti gli istruttori, in modo da coordinare tutte le persone, aiutarli con le regole, farli giocare e divertire, magari organizzare anche qualche mini torneo se viene proprio una squadra intera della WISP. Il padball può essere definito in gergo un'evoluzione del calcio tennis, ma in realtà nasce dalla fusione di più discipline sportive ed è sicuramente un'attività propedeutica a chi pratica calcio e calcio a 5. Questo nuovo sport praticamente fonde il calcio, il padel e anche il volley, quindi di conseguenza si vanno a sviluppare tutte quelle capacità che poi anche nel mondo del calcio specialmente ci si ritrovano in campo. Quali la tecnica, quali la velocità di pensiero, quindi l'aspetto cognitivo e anche la coordinazione. 300 atleti e atlete provenienti dall'Italia e dall'estero daranno vita a 150 incontri tra varie specialità. Al Palasport Estra Mario D'Agata torna le stelle del ring. Taglia il traguardo delle 29 edizioni, le Stelle del Ring, il gran galà degli sport da combattimento organizzato dal team Iachini con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo. Sarà il Palasport Estra Mario D'Agata sabato 9 e domenica 10 novembre ad ospitare gli incontri che prenderanno il via con il campionato italiano VKN con i combattimenti tra alcuni dei migliori professionisti del panorama internazionale. Ci aspettiamo innanzitutto tanti atleti, tante persone che vengono qua per vedere sia l'evento sia la città dell'Arezzo. Ci aspettiamo dei bellissimi incontri, tanto sport e tanti rapporti ottimi. Il fine settimana riunirà in città circa 300 atleti e atlete provenienti dall'Italia e dall'estero che daranno vita a 150 incontri tra varie specialità all'insegna dell'adrenalina, rinnovando uno degli appuntamenti più longevi e partecipati del panorama nazionale. La grande novità è rappresentata dalla possibilità di ospitare il campionato italiano di kickboxing K1 e Muay Thai che terminerà con l'assegnazione dei titoli italiani dilettantistici in tutte le categorie di peso e di età. Gran finale della manifestazione a partire dalle 17 di domenica 10 novembre con le emozioni dei match tra atleti professionisti. Le maggiori attese saranno orientate verso Lorenzo Corsetti del team Iachini che incrocerà i guantoni nei 72 kg contro Amin Etayeb della Box Madone al termine di una stagione particolarmente positiva che ha conosciuto il club con la conquista del titolo intercontinentale. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento in compagnia dei programmi di Teletruria.